Benvenuti in Se tu sapessi, il podcast della Compagnia di Monsanto. Il mondo alla rovescia di Paolo Maggini. C'era una volta un villaggio in una bella valle piena di sole. Nel villaggio c'era una casa con il tetto verde, dove viveva una piccola famiglia con marito, moglie e due figli. I due figli erano un bambino e una bambina, gemelli, che si chiamavano Giacomino e Giacomina. Giacomino e Giacomina andavano a scuola, giocavano con i compagni, passeggiavano nei boschi e parlavano con i loro amici uccelli e cerbiatti. Erano insomma allegri e contenti. Ma un anno la pioggia, che di primavera bagnava l'erba dei prati, non arrivò e nemmeno arrivò più tardi, e per mesi il caldo bruciava le piante e seccava le zolle dei campi. Così il villaggio, fino allora felice e tranquillo, conobbe la disperazione. Camperiarsi, bestie affamate senza erba per nutrirsi, sorgenti ammutolite, tutti si lamentavano, anche i genitori di Giacomino e Giacomina. I due gemelli erano tristi, e i loro compagni erano tristi, e gli uccelli e i cerbiatti erano tristi e solitari. I bambini tutti i giorni giravano per trovare una fonte che ancora desse acqua, un pozzo non completamente asciutto ma invano. Però una mattina, mentre vagabondavano senza speranza, udirono una voce che gridava: «Aiuto! Aiuto! Aiuto a fuoco!» Se qualcuno affogava, pensarono i bambini, c'è dell'acqua, e si misero a correre verso il grido che veniva da un laghetto ormai prosciugato. Che l'acqua fosse tornata? Arrivarono ansimanti alla riva, ma l'acqua non c'era. C'era soltanto, in mezzo a quello che una volta era un lago, un omino buffo con una tonaca azzurra che gridava: «Aiuto! A fuoco! Non so nuotare!» Giacomino e Giacomina si misero a ridere dell'omino e gli dissero: «Ma come fai ad affogare se non c'è acqua?» «Non c'è l'acqua? Come? Come non c'è l'acqua?» fece l'omino guardandosi intorno. «Avete ragione, bambini, non ce n'è. Sapete, io sono un poco distratto e mentre camminavo non m'ero accorto di finire nel lago e quindi pensavo di annegare. Non avevo visto che era asciutto.» «Purtroppo qui tutto quanto è asciutto», disse Giacomino. «È proprio vero. Sono venuto qui apposta. Bambini, non mi sono presentato. Io sono il mago Perlino e devo trovare due bambini gemelli che si chiamano Giacomino e Giacomina. Voi li conoscete?» «Siamo noi, signor mago. Siamo noi Giacomino e Giacomina.» «Siete voi? Ma guarda che fortuna e combinazione! Allora venite via con me!» «Un momento, signor mago», disse Giacomino. «Dobbiamo venire dove? E a fare che cosa?» «Come a che fare? Ma a salvare il mondo! Si era incerti là fra i maghi e le fate, se chiamare un bambino o una bambina. A forza di discutere abbiamo deciso di chiamare voi, che oltretutto siete nati lo stesso giorno, quindi tra di voi non c'è maggiore o minore. Andiamo!» Il mago Perlino aveva fretta. «Ma dobbiamo avvertire babbo e mamma!» disse Giacomina molto giudiziosa. «È giusto! Fai una corsa a casa, Giacomino! Avverti la mamma e torna subito!» Giacomino scattò come un fulmine. Arrivò a casa. La mamma non c'era. Lasciò un biglietto sull'uscio. «Cari genitori, io e Giacomina andiamo a salvare il mondo con il mago Perlino. Se facciamo tardi, teneteci al caldo la minestra.» E ripartì di corsa per raggiungere la sorella e il mago, il quale mago disse: «Bisogna salire sulla montagna ed entrare in una grotta. Speriamo che mi ricordi dov'è.» Camminarono e si inerpicarono sulla montagna e finalmente, dopo tanti giri a vuoto, arrivarono ad una grotta nascosta dagli arbusti. «Eccoci, ci siamo! Entrate, bambini! Io vi aspetto all'uscita!» «Un momento, mago Perlino! Ma dentro che faremo?» interrogò Giacomino. «Ah già, mi dimenticavo di dirvelo! Dovete sapere che nella grotta c'è il mondo alla rovescia.
Non abbiate paura, non è pericoloso. Camminate nel canalone e incontrerete dei personaggi al contrario del normale. Qualcuno vi chiederà un aiuto, dateglielo, e quando avrete esaudito 3 desideri, sarete nel punto dove mi ritroverete. Arrivederci, Giacomino e Giacomina, e tanti auguri. E sparì, come fanno generalmente i maghi. I gemelli si guardarono intorno, strinsero le spalle, si presero per mano ed entrarono. Tutto era strano là dentro. Gli alberi crescevano con le radici in alto, gli uccelli camminavano in terra e le mucche volavano in aria. I cani miagolavano e i gatti abbaiavano. E passavano tanti personaggi che rammentavano ai bambini storie conosciute, ma con tante differenze. Incontrarono una bambina col grembiulino, un cestino di vivande e ai piedi delle pantofole rosse. Era soprannominata Ciabattina Rossa. Poco dopo videro un grande gatto che si pavoneggiava, mostrando ai passanti un paio di guanti di pelle nuove fiammanti. Miau. Era il gatto con i guanti. Ad un bivio si incrociarono con una signorina, anzi una damigella, con la carnagione color della panna montata, con una scorta di 7 omoni grandi e grossi. Ehi ho, ehi ho, a casa di posar. Ehi ho, ehi ho. Era Biancaneve con i 7 giganti. Mentre passavano vicino ad un bosco, sentirono un pianto e una vocina che si lamentava. Andarono a vedere che cosa succedeva e trovarono una principessa in lacrime. Possiamo aiutarti, principessa? Chiese Giacomina. Ma come potete aiutarmi, cari bambini? Disse la principessa. Vedete, io sono la bella destata nel bosco. Sono 100 anni che non dormo e mi sento così stanca. Per sciogliere l'incantesimo ci vorrebbe il bacio di un principe, ma dove trovarlo? Se tu hai un po' di pazienza, vo' a cercartelo io, disse Giacomino. Qui nel bosco non ce n'è, ma fuori, chissà, vo', lo trovo e torno. Giacomino, prima di arrivare al bosco, aveva visto seduto su un masso un principe pensieroso. Tornò indietro di corsa e lo ritrovò sempre lì sul masso. Giacomino gli chiese: Altezza, ma tu sei un principe? Il principe lo guardò con occhi mesti e sospirò: Davvero, purtroppo lo sono. Allora, vieni con me, c'è da vincere un incantesimo. Il principe, senza dir nulla, si alzò e lo seguì. La bella e Giacomina aspettavano. Ecco qui il principe! Gridò di lontano Giacomino. Evviva! Gridò Giacomina. Bravo bambino! Esultò la bella testata nel bosco. Ora potrò dormire! Altezza, la devi baciare! Disse Giacomino al principe. Baciarla? Non mi riesce mica! Oh, che principe sei! Lo canzonò Giacomina. Accosta le labbra alla sua gota e schioccale. Davvero? Si fa così? Il principe non sapeva, però imparò rapidamente e in men che non si dica, dette un bacio con uno schiocco così rumoroso che fece volar via le pecore che stavano sui rami degli alberi. La bella entusiasta gridò. Grazie, Altezza! Grazie, bambini! Che sonno mi è venuto! Vado subito a buttarmi sul letto. E andò via sbadigliando. Il principe la guardò scuotendo il capo. Lei ha avuto fortuna, si è liberata. Ma io, come posso farlo? E Giacomino curioso. Sei anche tu sotto un incantesimo, Altezza? Purtroppo sì. Dovete sapere che la mia natura non è quella di principe. In realtà ero un rospo ed una strega malefica mi ha trasformato come mi vedete. Come rimpiango quando ero dentro a un fosso e gracidavo alla luna. Ah, che bei tempi. E come ti puoi liberare? Non lo so. Il rimedio lo sapeva il mago Perlino, ma se n'è dimenticato. Ma forse, siccome il bacio di un principe salva una principessa, anche il bacio della principessa può fare altrettanto. Può darsi. Ma dove la trovo una principessa? Ma come? Quella che tu hai liberato. È vero, è vero! Ma ora sarà di già dormire.
Speriamo di no. Corri, Giacomino, inseguila! E Giacomino corse come una lepre e raggiunse la principessa mentre stava per infilarsi la camicia da notte. Altezza, vieni con me prima di addormentarti. La principessa non capiva e aveva gli occhi mezzi chiusi. Giacomino la prese per mano e la portò via con sé. Lei lo seguiva senza sapere dove andava né che cosa faceva. Camminava e dormiva. Altezza, bacia anche tu il principe. La principessa non capiva. Che devo fare? Borbottò. Devo insegnare anche a te a dare un bacio? Disse Giacomina. La principessa lo sapeva benissimo e, spinta dalle mani di Giacomina, la sua testa si avvicinò a quella del principe e le sue labbra, pur in mezzo al sonno, lo baciarono. Poi la principessa si girò, si sdraiò in mezzo alle foglie del bosco e cominciò un sonno che doveva durare qualche anno. Il principe rimpicciolì, perse vestito e cappello e ritornò quello che era una volta, un bel rospo. Si guardò intorno, gracidò dalla contentezza, saltellò fino al ruscello che correva lungo la strada e ci si tuffò dentro. I bambini ripresero il cammino e si imbatterono in altri personaggi strani. Videro una cenerentola con i piedi enormi, come quelli del pagliaccio del circo. Videro un barba blu senza barba. Videro anche il pescegatto di Pinocchio e alla fine videro Aladino. Accanto ad Aladino c'era per aria un tappeto. Aladino lo guardava e sospirava. «Perché sospiri accanto a questo bel tappeto volante?» chiese Giacomino. «Ma che volante? Questo è un tappeto strisciante, però non striscia più per terra, sta per aria, afforato.» «Se è afforato, riparalo.» «E come si fa?» «Ci penso io», disse Giacomina, che si era portata una borsetta con il necessario. Tirò fuori ago e filo e rammendò il tappeto che istantaneamente cadde per terra. Aladino ringraziò e strisciò via e apparve nel modo solito dei maghi il mago Perlino. Bravi! Vi siete comportati bene! E ora che facciamo? E che vorreste fare? Ah, sì! Prendete quella palla e portatela fuori della grotta. Lì accanto c'era una palla enorme che sembrava un sole. Giacomino e Giacomina sbigottirono. Ma non è possibile! È troppo pesante! Perlino rise. Ma avete visto che qui è il contrario di fuori? La palla fuori è pesantissima, ma qui è leggerissima. Giacomino la prese e la portò facilmente fino alla bocca della grotta. Il mago Perlino spiegò. L'anno scorso le nuvole, per sbaglio, sono entrate qui dentro e si sono trasformate. Invece che piovere, si sono cambiate in una specie di sole. Bisogna portarle fuori per farle cambiare di nuovo. Giacomino uscì con la palla splendente che cominciò subito a scurirsi, a ingrandire e a volare via. Il cielo si fece nero come prima di un temporale. Giacomino e Giacomina ringraziarono il mago e scesero di corsa dalla montagna, cercando di ripararsi, perché cominciava a piovere. E poco dopo incontrarono babbo e mamma, che viste le nubi sulla montagna e immaginandosi che i gemelli fossero lassù, erano venuti loro incontro con gli ombrelli. E piove. I campi rinverdirono d'erba e dalle fonti scaturì l'acqua. Gli uccelli e i cerbiatti felici corsero incontro ai bambini e danzarono con loro un grande giro tondo sui prati. Hai ascoltato Il mondo alla rovescia di Paolo Maggini. Voci: narratore Cristina Lazzarini, Giacomino Stefano Secci, Giacomina Ilenia Messini, mago Perlino e Aladino Paolo Lazzarini. Bella testata nel bosco Irene Connelli, principe Francesco Fontani. Il progetto è stato realizzato con il contributo della Fondazione Chianti Banca. La compagnia di Monsanto ti ringrazia per l'ascolto.